L'abbiamo creduto, ci abbiamo scommesso e questa è la risposta da tutti i territori del Veneto, da moltissime città, cittadini veneti, i nuovi cittadini veneti che anche se sono nati in altre parti del mondo condividono con noi queste terre, i nostri sogni, i nostri desideri di un mondo di persone uguali che abbiano uguali diritti. Allora cominciamo, diamo il via a questa giornata che vedrà la partecipazione festosa, allegra, ma decisa a portare in questa città un'idea diversa, una giornata diversa. Hanno aderito moltissimi dei nostri fratelli rifugiati, dei nostri cittadini veneti, delle città e delle periferie, per far vedere che il Veneto non sono solo le barricate, per far vedere che il Veneto non è una terra di odio, ma è una terra di accoglienza. Moltissimi artisti oggi hanno scelto di condividere questa giornata con noi, fianco a fianco durante il corteo e poi anche nel palco durante l'happening finale. Ora rimaniamo qui tutti insieme perché ancora molti stanno cercando di raggiungere Venezia. Però è importante perché questo piazzale era già pieno ben prima dell'orario del concentramento. Perché siamo tanti e perché una scommessa che abbiamo già vinto per il solo fatto di essere qua. Veneto libero e antirazzista!